posso, chiamo un decidere di sarò europeo e mi perdonerò. Assolutamente, buongiorno a tutti, lascio qui gli appunti e davvero mi concentro su alcuni aspetti particolari. Ringrazio l'amico Francesco Rabotti per l'invito, per la disponibilità, ringrazio voi per il prezioso lavoro e contributo. Marco Zabotti, sono direttore scientifico dell'Istituto Toniolo, sono stato consigliere regionale e provinciale a Treviso fino all'anno scorso, coordino reti civiche e l'espressione di italiainsieme.eu è esattamente questo percorso di relazioni tra persone e soggetti vitali, che sono anche a livello nazionale, qui ci sono appunto anche gli amici Alberto Canavò, oggi porto gli saluti di tanti altri che sono con noi e sanno di questa nostra possibilità di stamattina. Ecco, quello che mi premeva e sottolineare innanzitutto, insieme al grazie, è un motivo di consapevolezza, cioè come a dire che questo è il tempo di questa politica che qualcuno, giustamente Papa Francesco ha detto, quella P maiuscola o quella amica e collaboratrice, né serva né padrona, noi dobbiamo rimettere in campo questa idea alta della politica, non c'è alternativa. E su questo credo che dobbiamo anche, e qui è il grazie per questa citazione, rimettere in piedi questa idea di una voce che si apra, che si rinnova, ed è una voce di ispirazione cristiana. E in tutto questo c'è anche questa idea di comporre finalmente questa divaricazione che c'è stata finora tra i cattolici dei valori e i cattolici del sociale, giustamente come diceva il Presidente Cei. Ma finite le citazioni, è il tempo della responsabilità laicale, quindi assumersi in prima persona in libertà. Questo è il tempo. Qualcuno diceva giustamente il futuro è arrivato. Quando si cita l'istituto di Toniolo, vuol dire che noi dobbiamo paradossalmente considerare questo il tempo favorevole. Perché qui si stanno compiendo alcune situazioni, alcune congiunture che danno finalmente possibilità per una proposta innovativa. E noi dobbiamo pensarci come una novità, questa è la grande sfida. Cioè riuscire oggi a tradurre questi nostri contenuti preziosi in una capacità nuova di rapportarci. E la sfida è modernità, cioè non, come dire, un qualcosa che se ne stia a parte e che non concorra. Noi vogliamo esserci da protagonisti dentro questo scenario. E quindi il tema nostro è la consapevolezza, ma una capacità concreta di esserci. Allora, da questo punto di vista, credo che ci sia il tema dei valori di riferimento, sicuramente, dell'unità. Ma l'unità possibile è sì sulla coesione, ma è l'unità che questo paese di cui ha bisogno. È stato lacerato in questi anni, le sussidiarietà, i rapporti con i corpi intermedi, le dimensioni familiari, i rapporti con chi era ed è il soggetto vitale di questo paese. In qualche modo è stato messo, come dire, una disintegrazione addirittura tra le generazioni. È bisogno di comporlo, quindi con un disegno alto. Questo è l'altro tema vitale che noi dobbiamo avere a che fare. E dobbiamo farlo, se consentite, non col cahier de doléance, perché è chiaro che c'è anche questo, ma noi dobbiamo farlo con la gioia dei cristiani, cioè come a dire, noi amiamo questo paese, sappiamo che questo paese ha straordinaria vitalità, è quello che incontriamo ogni giorno nel sociale, nell'ecclesiale, nell'economico, nell'innovativo, nella scuola, nella formazione. Quanto paese c'è che si sta prodigando per un futuro? E noi paradossalmente dobbiamo avere questa capacità di valorizzare, di mettere in rete, come dire, di mettere insieme tutto quello che c'è di positivo, però con un atteggiamento anche positivo, perché è chiaro che nella comunicazione noi dobbiamo essere quel dato di novità. Allora, da questo punto di vista, finisco, i temi sono senz'altro la famiglia, ma come elemento razionale, non elemento economico, noi dobbiamo ricordare le statistiche sul terzo paese più vecchio, no? Sul fatto che c'è l'inverno demografico in questo paese, è il nostro futuro, non il tema caro ai cattolici, è una razionalità di fondo che noi dobbiamo comporre. Il tema delle imprese e dell'innovazione è perché questo paese deve essere sburocratizzato definitivamente, non quei ministeri di semplificazione che hanno complicato in ogni caso e fanno sentire l'impresa asfissiata dai dati della burocrazia. Cioè, ci sono grandi altri temi, io voglio dire, c'è il tema dell'autonomia, domani votiamo per il referendum in Veneto e in Lombardia. Guardate che se non recuperiamo fino in fondo il tema dell'identità dentro la globalizzazione e dei corpi intermedi anche territoriali, il concetto della sussidiarietà, questo paese non si salva se non si compone in quell'ottica là. Quindi valore a queste dimensioni. E poi c'è un altro tema, scusate, che anche con le dimensioni che sto sviluppando dal punto di vista professionale, la cultura, la bellezza, il turismo, questo paese qua ha avuto dissipazioni enormi in questi anni. Noi abbiamo una straordinaria ricchezza, un giacimento culturale che è quello unico al mondo. Qua ci deve essere non la politica occasionale, ma una strategia attorno a queste dimensioni qua. Ultimissimo,
dobbiamo farlo con un movimento che sia civico, cioè di partecipazione diretta dei cittadini. Questa è la novità, i cattolici nascono da questa storia esattamente, sono questo patrimonio, questa rete, questa soggettività, e da questo punto di vista noi dobbiamo avere la capacità di mettere insieme questa leadership plurale, ma una grande capacità di innervare, di promuovere, di coinvolgere, ecco, sturzianamente dai municipi, dai nostri territori, una coesione, un respiro nazionale europeo. Questo credo sia la sfida, da questo punto di vista credo sia oggi, da oggi, insomma, la possibilità di attrezzarci e di condividere. Grazie.